avviare la registration. Dunque, su Moodle voi trovereste, se andaste adesso, già questa robetta qua. Un attimo solo che vi faccio sparire. Ecco, mettiamo qua. Questa cosa qui, che noi, vi ricordate, ormai insomma, è una nostra prassi consolidata. Quando presento un autore nuovo, queste slide fatte in questo modo, prese da un libro di letteratura diverso dal nostro, ci aiutano a entrarci, no? Nell'autore, anche nelle opere principali che poi leggeremo. Come vedete, questo è Pirandello. Diciamo, come lo dobbiamo considerare praticamente? Beh, è uno di quelli che sfascia il romanzo tradizionale. In realtà, come vedete anche dall'immagine che, diciamo così, illustra la slide, Pirandello ancora oggi è noto come grande autore di teatro. Però ha scritto anche saggi, romanzi, racconti. Quindi noi, diciamo, faremo pendere la nostra attenzione rispetto alla produzione di Pirandello, soprattutto rispetto alla narrativa. Però ecco, leggeremo pure qualche cosettina del suo teatro, e anche a teatro lui è un po' un rivoluzionario, insomma. Quindi, anzi, si potrebbe dire che quello che lui sperimenta con la narrativa poi lo trasferisce anche nel teatro, insomma, nel rompere con la tradizione teatrale dei suoi tempi, insomma. Vabbè, importanza di Pirandello, ma insomma, per quello che conta, ma insomma, conta, eh. Lui nel 1934 ha vinto il premio Nobel della letteratura, quindi, insomma, è uno dei nostri non pochi premi Nobel. Questo è una sua onorificenza che, insomma, lo colloca già, no, nell'ambito dei grandi, diciamo così. Oh, poi, a proposito di teatro, non c'è un teatro, diciamo così, in Italia e anche in Europa dove almeno nella stagione almeno non presenti un'opera di Pirandello. Quindi, insomma, è un autore ancora oggi molto apprezzato. Parla ancora di noi, tutto sommato, e quindi ci dice cose che possono interessarci. Allora, come al solito, noi vediamoci prima gli aspetti salienti della sua importanza, poi vediamo brevemente la sua biografia e poi oggi vediamo un po' se facciamo in tempo a parlare del suo saggio che si chiama L'umorismo, che poi in fondo è una cornice di tutto quello che fa lui. Cioè, L'umorismo è il saggio che lui scrive nel 1908, che spiega tante cose che lui scrive, insomma, sia a livello narrativo sia a livello teatrale, appunto. Cioè, lui si definisce un umorista. Va bene. Allora, importanza. Ma, vocazione letteraria abbastanza precoce, benché fosse figlio di un industriale, diciamo così. Il padre c'aveva, era Pirandello è siciliano, è nato ad Agrigento, è uno dei grandi siciliani della letteratura, no? Verga, insomma, tanti altri. Benché il padre forse avrebbe pensato per lui a una carriera, appunto, da imprenditore, lui rivela subito invece una propensione alla letteratura, insomma, alla creatività. E altre cose importanti della sua infanzia, adolescenza, giovinezza, beh, sicuramente, visto quello che vi ho detto, e visto anche che ormai sembrerebbe quasi una costante di parecchi autori che abbiamo letto finora, il conflitto con l'autorità del padre, cioè non c'è niente da fare. No, non si parla di complesso d'Edipo qui, si parla proprio di non sopportare, forse, no, l'invadenza, diciamo così, del padre nelle scelte che poi lui fa. E sicuramente l'altra esperienza che lo segna, che insomma marca proprio la sua narrativa, le sue opere, è la malattia mentale della moglie. Poi vediamo, quando parliamo un po' più diffusamente della sua biografia, come esce fuori che questa donna, Buongiorno. buongiorno, che questa donna che si chiama Antonietta Bortolano, ci ha fatto anche del Siamo film. Novi e Orzetta. Sì, ho Comunque. visto. Un Scusi attimo, di che ritardo, sono. prof. Scusi di No, non ritardo. preoccupate. Grazie mille, professore. Interrompetemi, mi raccomando, sennò poi vi perdo di vista. Samuel c'è, non l'avevo visto prima. Sì, ci sono. Ah, ecco, perfetto, perfetto. Mi mancava una casella. Ok. Quindi, insomma, l'esperienza della malattia mentale. Pensate che la moglie poi, purtroppo, dopo periodi di
più o meno benessere mentale, periodi di malattia, ricoveri, eccetera, fu praticamente costretto Pirandello a ricoverare in manicomio nel 1919 e poi lei ci è rimasta, insomma, quindi cioè una brutta esperienza, poi vediamo perché, come nasce, eccetera. Terza cosa che potrebbe, terza e quarta cosa che dobbiamo ricordarci di lui, ma rispetto a quello che avevo detto pochi minuti fa, mi sembrava ovvio, è un grande sperimentatore, cioè un rivoluzionario, insomma, come spesso accade di dire, no, l'abbiamo detto per Svevo, l'abbiamo visto per Joyce, è un rivoluzionario, insomma, della letteratura. Sicuramente non abbandona l'esperimento nemmeno poi da più anziano, diciamo così. E, sull'umorismo forse, ecco, sarebbe il caso di prima leggersi quello che vuol dire direttamente col suo saggio. E visione del mondo. Visione del mondo che è tipica della ormai, insomma, consolidata crisi del positivismo. Cioè non c'è assolutamente fiducia nel progresso e nella razionalità. Dice, la realtà, dice lui, la porta al massimo del relativismo. Relativismo vuol dire, come abbiamo visto per Einstein, che insomma dipende dal soggetto, no? Qual è la realtà? Cioè ognuno di noi, traducendolo, forse banalizzandolo un pochino, c'è una visione delle cose che non corrisponde a quella degli altri. Cioè, approfondiremo meglio poi questa tematica tipicamente sua. Allora, quindi l'intellettuale a che serve? Lo scrittore a che serve? Serve? Lui dice, guarda, se serve a qualcosa, serve solo magari ad aiutare a riflettere su questa realtà qui, che è una realtà che non è afferrabile con strumenti oggettivi. E quindi però non serve, per esempio, a modificarla, questa realtà. Adesso, senza entrare troppo, no, in un flashback molto lungo, però vi ricordate che gli intellettuali, chiamiamoli così, realisti, positivisti, no? Invece la realtà, grazie alle loro opere, volevano cambiarla. Erano anche convinti di poterlo fare. Con gli ultimi autori che abbiamo letto, non credo che Svevo ci avesse questa ambizione, Joyce pure, descrittori della realtà. Una realtà poi, tra l'altro, caotica, confusa, ripeto, non afferrabile con strumenti obiettivi, razionali, ma non costruttori di un'altra realtà, cioè assolutamente no. L'aiuto di questa immaginetta qua, di questa mappa, vediamo un attimo di ripercorrere anche geograficamente le tappe fondamentali della sua vita. Beh, nasce in una paesino di campagna vicino a Agrigento. Beh, più che nasce a Agrigento, però poi la sua infanzia la trascorre in questo paesino che sembra quasi un marchio del destino. Si chiama effettivamente Chaos, cioè è un termine greco che significa confusione, no? Inafferrabilità. Quindi il paese dove trascorre la sua infanzia, in campagna, nei possedimenti della famiglia. Ricordiamoci, una famiglia ricca, almeno all'inizio. Il padre era proprietario di una miniera di zolfo, che per tempi era, insomma, un potente combustibile, e Chaos, appunto. E dopodiché si trasferiscono a Girgenti, come si chiamava a quei tempi, Agrigento, quindi l'odierna Agrigento. Poi gli studi li compie praticamente, prima, parlando di studi universitari, sembra quasi uno zeno, perché comincia con giurisprudenza, va a Palermo, chiaramente, che è un po', tra virgolette, la capitale, no? della Sicilia, il capoluogo della regione. C'è una grande università, anche storica. Lui comincia a fare gli studi di legge, però dice, ma che sto a fare qui? Non è roba per me, e passa a lettere. Dopodiché si trasferisce, perché la facoltà della Sapienza a Roma, a quei tempi, forse anche oggi, una delle facoltà di lettere più importanti, continua, si trasferisce nella capitale, qui a Roma, dove tra l'altro comincia anche a recitare e a crearsi delle compagnie teatrali. E compie una seconda parte degli studi universitari qui a Lettere, qui a Roma, e a Roma poi ci si trasferisce per sempre, fino alla morte. E a Roma poi creerà praticamente una sua compagnia che si chiama il Teatro d'Arte. Lui era capo della compagnia, quindi lui scrive e fa recitare altri attori le sue opere. E poi, vabbè, c'è una puntatina, diciamo così, prima della laurea,
a Bonn, in Germania, dove va a studiare, dove va a completare gli studi universitari. Quindi si laureerà praticamente a Bonn. Poi però torna a Roma, travolto dalla, diciamo così, dalla passione del teatro, anche dalla forza della nostalgia per l'Italia, probabilmente. Ecco, gli eventi biografici, velocemente, famiglia borghese, ovviamente, cioè proprietari di quella miniera, studi umanistici, l'abbiamo già detto, il matrimonio con Antonietta Portolano, i tre figli. Poi purtroppo però nel 1903, quando insomma tutto sommato è in piena maturità, diciamo così, le cose dell'impresa paterna non vanno per niente bene, anzi c'è un fallimento praticamente di quella miniera, forse lo zolfo non tira più sul mercato, chissà. E quindi tracollo finanziario, cioè la famiglia, non dico che si riduce in povertà, ma insomma sicuramente il tenore di vita agiato, no? Che aveva contraddistinto l'infanzia, la giovinezza di Pirandello e anche i primi tempi del suo matrimonio, purtroppo va a farsi friggere, e quindi la moglie subisce questo tracollo anche a livello psicologico. Quindi è da lì, diciamo, a causa di questa caduta nel tenore di vita, no? Possiamo pure capire, insomma, l'incertezza, no? Del domani, eccetera, che la povera Antonietta comincia a manifestare seri problemi psichici. Insomma, mi ricovero in manicomio nel 19, vedete, dopo tanti anni, insomma, purtroppo lo sbocco poi definitivo. E nel 1904, tuttavia, lui già, come dire, ha successo con un romanzo. Il fu Mattia Pascal, forse il suo romanzo più noto, anche che ci dice parecchio della sua visione del mondo. Poi, ecco, vedete, dal 25... Ah, nel 24, abbastanza inspiegabilmente, perché, come vedete, la visione del mondo è quanto più lontano dal fascismo, però nel 24 lui si iscrive al Partito Fascista. Ma guardate, non lo fa perché sennò non lavora, come si dice, no? Lo fa convintamente, insomma. Anche se poi negli anni... specialmente quelli che vedono poi la sua età più matura, più anziana, polemizza spesso con delle prese di posizione del regime, chiaramente. Comunque, dal 25 al 28 dirige questo teatro d'arte a Roma, insieme al figlio Stefano, che fa un po' da amministratore, e nel 34 appunto il premio Nobel. Solo due anni dopo, insomma, muore appunto nel 36. Allora, l'umorismo. Tutto chiaro fino a qui? Vabbè, qui c'è poco da capire, sono solo una successione di fatti, insomma, no? Allora, vediamo un po' se riusciamo a mettere qualche mattoncino, no, rispetto alla costruzione del suo pensiero, perché è un pensiero che poi è quasi una filosofia, eh? Quindi prendiamolo per bene per i capelli e cerchiamo di capire. La sua visione del mondo e anche il ruolo della letteratura e dell'arte, lui li esprime attraverso quel saggio di cui parlavamo prima, del 1908. Non è un saggio molto precoce, vedete? Quindi a produzione già bella che è andata avanti. Lui diceva: ma io devo giustificare quello che scrivo, no? Che, scrivo cose strane per l'epoca, diciamo così. E diceva, piccolo saggio, l'umorismo, si intitola effettivamente così. Che cosa dice praticamente quel saggio? Arriviamo subito al nocciolo, poi magari leggiamo un pezzettino di quel saggio e terminiamo. La vita, la realtà, chiamiamola così, occhio che questo è un passaggio fondamentale, aguzzate le orecchie, antenne dritte, audio al massimo, vabbè, si fa per dire, la realtà, la vita è caos, nel senso che è un flusso continuo, inarrestabile, magma, chiamiamolo così, un blob, qualcosa che non acchiappi con la scienza, con la razionalità. È un flusso continuo, ripeto, inafferrabile. Per viverci dentro, come facciamo? Siamo travolti da questo flusso? No, ci inventiamo quella che lui chiama una maschera, una forma. In effetti, il flusso inarrestabile è caotico, complesso, investe la stessa nostra identità personale. Quanta gente siamo noi singoli? Chi sono io? Siamo tante cose. Cioè, qui inutile dirvi che qui potete utilizzare un cacciavitino che noi, penso, abbiamo sempre in tasca, no? Che è la psicanalisi. Beh,
Il fatto che noi non siamo uno solo, ma siamo tre entità, ce l'ha già detto Freud. Pirandello forse esagera, perché a un certo punto lui scrisse un romanzo che si intitola, come vedremo, Uno, Nessuno e Centomila, addirittura. Lui dice, noi ci diamo un'identità, decidiamo di metterci una maschera, diciamo così, accettabile nella società. Cioè praticamente una maschera che intanto blocca questa marea, no, caotica, confusionaria che è la realtà, e ci fa diventare riconoscibili dagli altri. E d'altra parte anche per noi gli altri hanno una maschera, una forma, no, che ci aiuta a individuarne le personalità. Quindi riepiloghiamo quel poco che abbiamo detto, ma è il succo praticamente. La realtà in cui viviamo è un flusso continuo e caotico. Per viverci dentro, però, altrimenti non esisterebbe società, non esisterebbe nemmeno l'individuo. L'individuo appunto si cala una maschera che copre la multiforme complessità del proprio io e cristallizza una forma. Cristallizza, che ne so, per me, per voi, il professor Tanari e il professor Tanari. Che ne sapete di me? Sapete solo quello che io sono con voi, no? Sono un professore di italiano di una certa età. Però che ne sapete? Che non riuscite a entrare al di là di questa maschera che mi metto, no? Chiaramente. E tutti voi, dice Pirandello, insomma, se seguiamo il suo ragionamento, tutti voi ce ne avete una di maschera. Cioè, volete apparire in un certo modo. Il problema qual è? Che questa maschera è una trappola, nel senso che ormai la gente ci vede così come la maschera appare e non sa quello che ci abbiamo dentro. E togliersi la maschera, dice Pirandello, e quindi scoprire che in fondo dietro quella maschera sussiste quel famoso magma, quella famosa confusione anche delle nostre identità, equivarrebbe praticamente alla pazzia o alla solitudine. Cioè non saremmo più riconoscibili e la nostra situazione addirittura potrebbe degenerare addirittura nella pazzia o quantomeno nell'essere concepito come folle. Complicato? Potrebbe, sì. Poi avremo degli esempi che ci lasciano meno fatica da fare, diciamo così. Però ecco, riepilogando ancora una volta nel miglior modo possibile, nel modo più sintetico possibile, di fronte alla realtà magmatica anche della propria identità, ne scegliamo una sola fra le 100.000, tanto per dare retta a Luigi Pirandello, e quella è, rimarrà per sempre. Non è una maschera, appunto, non rivela la complessità del nostro io, e tutti ci vedono attraverso quella maschera. Guai a togliersela. Se ce la togliamo, la gente non ci riconosce più, e anzi, potremmo addirittura essere indicati come folli. Comunque condannati alla solitudine e alla asocialità. La società non ci riconosce più per quello che siamo. Per quello che la maschera gli dice. L'umorismo è la missione dello scrittore. Attraverso l'umorismo, appunto, dice Pirandello, io arrivo a far ragionare i miei lettori su quella che secondo me è la verità, che è questa qui che abbiamo esplorato. Equivoco da evitare, ovviamente, come la peste. Questa è la visione del mondo di Pirandello. Non sto proponendo una visione del mondo oggettiva, tra l'altro, ma nemmeno lui, no, sarebbe d'accordo. Quindi questa è la sua visione del mondo. Il contrasto praticamente radicale fra la vita, caos, magma, blob, marea, inarrestabile, e forma. Vita e forma. Caos, maschera. Confusione così irrazionale, invece tentativo di cristallizzare un'identità personale ferma, fissa. Chiaro, è come se, come quando noi succede spesso, no? Almeno a me succedeva fino a poco tempo fa, prima di addormentarmi, nel dormiveglia sembra di cadere, no? Ecco, quella situazione lì è la vita. Oddio, non c'ho appigli. L'appiglio, cioè quando uno ritorna invece sul materasso, è la maschera. Cioè io almeno sono riconoscibile agli altri. Però con l'umorismo lui smonta questa certezza. Quindi attraverso l'umorismo lui rivela proprio questa, che secondo lui è l'essenza della nostra esistenza. Umorismo. Vediamo un pezzettino, vediamo un po' se ve lo posso far vedere. Ecco qua.
pezzettino solo, tanto per assaggiarlo. Perché lui, nell'umorismo, lui, questa la possiamo anche mettere da parte, nell'umorismo lui fa proprio un esempio che forse ci aiuta. L'umorismo ce l'avete sul vostro libro, comunque qui ho tagliato la pagina, però ve la dico adesso, così al volo. Il saggio sull'umorismo ce l'avete sul libro da pagina 879. Però attenzione, siccome è praticamente tutto, e non è proprio brevissimo, pensate che sul vostro libro poi finisce a pagina 883. Ecco, io di quel saggio ho ritagliato, poi ovviamente questa slide, anche se è un testo che trovate sul vostro manuale, ve la metto su Moodle, così ve la leggete comodamente. Oppure riportate queste cornicette intorno alle righe appunto del vostro manuale. Le ho appunto fatto questa operazione, no? I passaggi più importanti di questo saggio sono questi qua che vediamo. Allora lui dice, attenzione, situazione classica, no? Che ci fa passare dal comico, risata senza troppi problemi, all'umorismo invece. Sì, si comincia a ridere, però poi si riflette. Attenzione, perché è tutto collegato a quanto dicevamo prima, a questa scissione fra realtà e forma, fra vita e forma. Lui fa questo esempio, guardate, molto semplice, poi malgrado la difficoltà, diciamo così, della sua visione del mondo, insomma, poi impareremo a giocarci. Lui si esprime in maniera molto semplice. Vedo una vecchia signora con i capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata da abiti giovanili. Cioè, facciamo finta che noi incontriamo per strada una signora anziana, insomma, però c'ha i capelli tutti impomatati, diciamo così, c'è una conciatura non da persona anziana. Poi imbellettata, cioè truccata, molto truccata, e c'ha degli abiti addosso che andrebbero bene a una ragazzina, una ragazza. Beh, mi metto a ridere, giusto, no? Cioè un'anziana così, perché ci mettiamo a ridere? Perché dentro di noi agisce l'avvertimento del contrario. Attenzione, è un'espressione tecnica che lui usa. Cioè, che vuol dire? Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere, appunto. Non appare così come dovrebbe essere una signora anziana, troppo truccata vistosamente, abiti forse troppo corti, insomma. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Cioè, c'è una bella risata e ti saluto. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Perfetto. Ma questo è un ma grosso, importante. Qui siamo quindi nell'ambito della comicità. L'umorismo è un'altra cosa. Magari noi utilizziamo questi due termini, comico e umoristico, come sinonimi. In realtà Pirandello ci aiuta a distinguere. Ma se ora interviene in me la riflessione e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente si inganna che parata così, nascondendo così le rughe e la canizie, cioè i capelli bianchi, riesca a trattenere a sé l'amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andare oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto più addentro. Cioè, non so se avete seguito il ragionamento. Vabbè, vediamo una signora anziana di questo tipo, ci mettiamo a ridere. Però poi se cominciamo a rifletterci, ma questa perché va in giro così? Come mai? E a questo punto subentra la riflessione. E Pirandello, fra le tante ipotesi possibili, potrebbe dire, ci aiuta a dire, forse questa c'ha un marito molto più giovane di lei, e quindi si atteggia, si trucca, si veste come una ragazzina per cercare di trattenerlo a lei. Oppure un'altra ipotesi che potremmo fare, ha paura della morte e quindi vuole esorcizzarla, no? Ma questo Pirandello non lo dice, lo dice Danari, per esorcizzare la morte, per esorcizzare l'età della vecchiaia.
chi lo sa. Quindi però comunque sia, a sto punto smettiamo di ridere, perché sappiamo, forse arriviamo alla conclusione che quella poveraccia ci ha fatto ridere, sì, però magari è a disagio pure lei, no? E soprattutto se indaghiamo sul perché lo fa e sul perché si presenta con quella maschera, tanto per capirci, ci sono delle ragioni, direi quasi, non dico tragiche, ma molto serie. Quindi, da quel primo avvertimento del contrario, legata alla comicità e alla risata semplice, mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. E l'avvertimento è la risata, no? La signora è al contrario di quella che dovrebbe essere, noi ci fa ridere, insomma. Come, che ne so, un generale con la panza, cioè non è un guerriero, ma insomma è uno con la panza, no? Dovrebbe essere la figura tipica di un militare, no? Eroico, cioè invece con la panza ovviamente ci fa sorridere. Se però riflettiamo, arriviamo al sentimento del contrario, cioè ci rendiamo conto che quello che ci ha fatto ridere prima poi magari c'ha delle radici molto serie. E appunto, concludendo, dice, ed è tutta qui la differenza fra il comico e l'umoristico. Sul fatto che, vedete, nel riquadro successivo, non mi voglio massacrare oggi perché Finandello l'ha preso a piccole dosi, a un certo punto, vedete, qui dice, la vita è un flusso continuo che noi cerchiamo di arrestare. Sì, questo lo vediamo la prossima volta, perché nell'umorismo, nel saggio sull'umorismo, Pirandello affronta anche questa faccenda qui, no? Quindi noi, come bilancio della lezione di oggi, quale dobbiamo avere in mano? Due argomenti, no? Due concetti sostanzialmente. Uno su cui ritorneremo anche grazie a questo saggio, il dissidio insanabile, il conflitto assolutamente radicale fra vita, tra parentesi, caos, no? Inafferrabilità, e forma, tra parentesi, la maschera che ognuno di noi si impone per essere riconoscibile in questo casino che è la vita. E ok, questa cosa qui la approfondiremo poi in una prossima puntata, insomma, domani, non passerà molto tempo. E poi attenzione, perché l'umorismo, no? Il concetto di umorismo che abbiamo visto in seconda battuta, è quello che lui dice, io faccio questo, cioè presento magari delle situazioni che possono sembrare assurde e comiche, però vi obbligo poi a rifletterci sopra e appunto smontiamo la comicità. Cioè cerchiamo di renderci conto perché certe scelte, no, di certi miei personaggi che ci fanno ridere, ci fanno sorridere almeno, però sono dettate da qualcosa di molto serio, un conflitto molto serio fra questo personaggio e la realtà. Quindi ecco, volendo etichettare i due argomenti, vita barra forma, primo argomento, e umorismo, aperta parentesi, avvertimento barra sentimento del contrario. Ok? E se non ci sono domande, io mi fermerei qui, così domani, ecco, magari se vi leggete queste parti qui che abbiamo visto, intendo, tanto per capirci, no? Sì, vabbè, a parte le notizie biografiche, non sono molto complicate, noi abbiamo praticamente visto di questa slide l'umorismo e la poetica, soltanto il primo paragrafetto, dove si arriva in realtà. Ripeto, la slide la troverete su Moodle. E invece, per quanto riguarda appunto l'umorismo, avvertimento e sentimento del contrario, soltanto le prime due cornicette, no? In fondo questa qui è la continuazione di questa. Ok? Io qui avrei finito, se non ci sono domande potrei anche terminare qui. Siete tutti morti, siete uccisi da Pirandello. Ciao, arrivederci. Allora. Ci vediamo domani ragazzi, alle 12:40 in sinfra. Va bene. Okay? A domani. Arrivederci. Arrivederci a domani. Arrivederci, prof. Ciao.